Gigi Marinelli, coach dell'Allianz Unas Basket, siamo all'antivigilia di una partita contro Cefalù che all'andata è stata davvero bella in campo sugli spalti. Avete tenuto testa a loro nella seconda parte, dove loro almeno nella prima hanno furoreggiato. Adesso un bel match di ritorno che si preannuncia ancora più spettacolare di quello di 6 giorni fa. Sì, una partita bellissima, come hai detto, combattuta fino agli ultimi possessi. Cefalù molto intensa nei primi due quarti, dove praticamente ha sempre fatto canestro. Tant'è vero che 61 punti i primi due quarti sono tanta roba. Poi, terzo quarto, noi abbiamo continuato comunque a giocare, a crederci, anche perché questa è una nostra prerogativa, il fatto comunque di riuscire sempre a recuperare, quindi a non darci per vinti. E niente, poi qualche disattenzione, palla persa a metà campo, un contropiede facile loro e qualche rimbalzo offensivo concesso, insomma, non ci ha dato la possibilità di portare a casa la vittoria. Comunque, resta il fatto non solo della bella prestazione, ma anche del fatto di vedere una squadra abbastanza vigorosa che sicuramente in questo girone di ritorno che sta per cominciare non darà nulla di scontato. No, assolutamente. Il campionato è tutto aperto, Cefalù l'unica a 6 punti, tutte le altre a 2 punti. Noi abbiamo 2 in casa e una fuori, quindi voglio dire campionato apertissimo. Ora abbiamo continuato a lavorare come sempre per farci trovare pronti e insomma speriamo di riuscire a vincere più partite possibili per magari provare a fare il salto. Senti Gigi, come avete trascorso la settimana e se c'è qualche cosa da migliorare sull'aspetto difensivo per cercare di bloccare Cefalù? Una settimana abbastanza bene, tranne martedì, ma giustamente dopo il viaggio da Cefalù, il martedì ce lo siamo presi un po' come recupero, quindi senza andare a forzare. Cefalù sapevamo che in casa comunque era molto temibile, e diciamo la sua caratteristica è quella di fare tanti punti. Sicuramente dobbiamo migliorare qualcosa in difesa, come ho detto prima. Partendo dalla transizione difensiva, perché abbiamo concessi 6-8 punti troppo facili, più dei rimbalzi in attacco. Esatto, questi quindi sono le due chiavi. E poi contenere il loro playmaker americano Cooper, che è davvero una scheggia, e quindi nella seconda parte della partita Cefalù l'abbiamo tenuto molto bene con Davide Cipri. E niente, speriamo di fare una partita all'altezza anche del pubblico, che sono sicuro che verrà in massa a sostenerci. Grazie. Grazie a te. Benissimo.